Ciao a tutti ragazzi, io sono CarloBDT98 ed oggi sono qui per spiegarvi come si crea un programma per inviare le mail. Come potete vedere, Mail Sender. Effettuerò questa operazione in meno di 10 minuti. Benissimo, iniziamo subito. Allora, come potete vedere, ho creato qua un login e un gruppo box login e un gruppo box server. Email, password. Con la proprietà system use system password char true, la mostra password che decide se mostrare o no la password e l'ok. Il server, selezionare il proprio server di posta elettronica. In questo elenco abbiamo un po' di server. Io ho scelto il Gmail, smtp.gmail.com. Solitamente l'SMTP è l'SMTP.il nome.il dominio. Scusate, però potrebbe anche non essere, quindi nel link vi lascerò la lista degli SMTP e dei server, delle porte anche, ops, dal quale io ho preso la porta del mio server e anche l'SMTP è, come dire, il server che il dominio di posta elettronica usa per mandare messaggi in uscita. Infatti alcune volte si chiama out invece che smtp.gmail, si chiama out.gmail, però su Gmail è solo smtp. Allora, questo pannello ha come proprietà visible false. Qua io mi sono già scritto i miei dati, sulla password no. Questo bottone, quando premiamo OK, mostra il pannello. Nuovo cancella tutti i campi. La priorità, normale, bassa, alta, media. Chiedi conferma di lettura e invia. Allora, cominciamo a fare i codici. Come potete vedere, i codici li ho già fatti. Questa è stata la mia scelta di spiegarveli. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è scrivere import system.net.mail all'inizio. Poi, dobbiamo dichiarare 6 variabili. Allora, m as mail message, ma as mail address, smtp as smtp client, da as system.net.network credential, e poi le ultime due, la quinta e la sesta, email e p as string. Allora, cosa sono? Le mail è la nostra mail e la P è la porta. Questa porta. Devo dire che la porta in effetti potevamo anche ometterla. Perché? Perché la porta, come potete vedere, è inclusa qua in SMTP client host. Quello che ho messo prima, questo qua, questo è l'host e questa è la porta. La porta la possiamo anche omettere, la P, possiamo anche cancellare. Se la vogliamo tenere, però dobbiamo mettere smtp.port e poi ci mettiamo la variabile porta. Allora, cosa dobbiamo fare? Sì, è tre volte, l'ho detto. Nel bottone per mettere zanzara sullo schermo, scusate. Per mettere nuovo, mettiamo clear, textbox 1, 2, 3, che sarebbero queste. E cancella tutti i campi. La priorità. Allora, questo è per mostrare o nascondere la password. Questo qua. Ops. Poi button 3 click, che sarebbe quello del login. Ok. Qua. Poi allora abbiamo dim priorità as mail priority. Allora, se combo box 2.txt uguale alta, io qua ci abbiamo normale, ma in realtà alta normale bassa. Allora, se è alta, allora priorità è high. Se è normale, priorità è normal. Se è bassa, priorità è low. Else, MSG box, seleziona una priorità valida, MSG box style critical.
Cioè, se io vado in debug, ok? Entro, premo ok. Ops. Sorry. Che non mi mostra? Scusa. Ah, è perché mi sono scordato l'handless. Scusate. In pratica l'handless, guardate, lo dice da sé, dice, non mi ricordo com'era la descrizione, dichiara che una routine gestisce un evento specifico. L'handless in pratica è, diciamo, questa routine si deve verificare quando button 1.v. Allora, stavamo dicendo prima, no? Ok. Allora, la priorità tipo in alta, normale, bassa la posso selezionare, alta, normale, bassa. Io invece ci scrivo selezione la priorità valida. Ok? Allora, per evitare questo bug che ho appena avuto, dobbiamo fare due punti exit sub. Cioè, non fa niente. Allora, M è uguale a new mail message, cioè da mail message diventa un nuovo messaggio. MA, che era M address, diventa un nuovo indirizzo email, che fra parentesi textbox 4.txt questo. Cioè quello del, diciamo, del mittente. M.subject, che sarebbe l'oggetto, textbox 2, questo qua. Ho saltato la riga. M.from è uguale a MA. Cioè, il messaggio viene da mail address. Il messaggio è mandato a to.add perché ci può essere più di un destinatario. Quindi to.add textbox 1.txt. Per mettere più di un indirizzo basta separarli con un punto e virgola. M-subject abbiamo detto l'oggetto. Textbox 1 è questa. Questa è invece la textbox 3, il corpo, che in inglese si chiama body. M.body uguale a textbox 3.txt. M.priority è uguale a priorità, cioè questa. SMPT.enableSSL. Allora, SMPT è questo. .enableSSL. Secure Sockets Layer. In pratica è... Per utilizzare l'SSL devi fare il login, per forza. L'SMTP uguale a new SMTP client. Poi host textbox 6, cioè la cosa. La textbox 6 che ve lo faccio vedere dopo. E la textbox 7 che è la porta. Allora, questa è la textbox 6 e questa è la textbox 7. SMPT.credentials, le credenziali, è uguale a new system network credential, textbox 4.txt, textbox 5.txt, che sono questi due. E quindi l'unico codice che scriverò con voi è SMPT.send aperta tonda M. A questo punto possiamo anche andare a testare la nostra applicazione. Ok, ho già preparato tutto. Invia. Scusate, mi sono scordato una cosa. Per rendere più bello l'aspetto del form, diciamo anche più utilizzabile, possiamo invertire il group box login e server. Io in questo caso non lo farò, ma metterò soltanto start position. Center screen, ok. Partiamo. Tutte le credenziali. Ok, invia. E ha inviato il messaggio con tutta la priorità e la conferma di lettura se la volevamo, il test. Bene ragazzi, quindi io vi saluto. Da Call of Duty 98 è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Spero vi sia stato utile, commentate, votate, iscrivetevi. E niente, ciao a tutti.